Ciao a tutti, oggi è il 5 marzo del 2020, è il giorno 1 dalla sospensione delle attività didattiche in tutta Italia e quindi anche nella regione Sardegna. Non sappiamo quanto questo periodo potrà durare, ad oggi la chiusura sarà dal 5 marzo al 15 marzo. Ma per non sentirci particolarmente lontani, ho pensato che magari possa essere utile creare per voi questi webinar, riprendendo le lezioni che avevo già pensato di farvi. Oggi vi avrei parlato di persona, di una donna. Questa donna si chiama Rosaria Costa. Probabilmente il nome non vi dice nulla. Ma abbiamo parlato di lei e della sua storia un po' di tempo fa, e nello specifico quando abbiamo parlato dell'Italia meridionale. Andiamo indietro nel tempo e andiamo a vedere cosa è successo e perché abbiamo parlato di Rosaria Costa. È il 23 maggio del 1992, quindi facciamo un tuffo nel passato. Alle 17:58 esplode un ordigno che poi si scoprirà essere un ordigno della Seconda Guerra Mondiale, come un pentito confesserà. Questo ordigno esplode nella strada che dall'aeroporto Punta Raisi di Palermo conduce a Palermo. È l'autostrada A29, è l'autostrada che porta da Palermo a Mazara del Vallo. È l'unica strada che collega l'aeroporto di fatto alla città. L'esplosivo fu collocato ai bordi della strada e venne fatto esplodere al passaggio di alcune macchine allo svincolo per Capaci, una piccola località fino allora sconosciuta ai più, che diventerà tristemente famosa in questo giorno. L'esplosivo aveva una carica di 5 quintali di tritolo e fu azionata da una persona che si chiama Giovanni Brusca e che era il sicario di Totò Riina. In una di quelle macchine c'è il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i suoi uomini della scorta. Questo sarà uno dei giorni più tristi e più neri della storia d'Italia. Pochi istanti prima della decotturazione, Falcone, che guidava la macchina, rallentò. Rallentò perché le chiavi dell'abitazione erano inserite anche nel portachiavi delle chiavi della macchina che guidava. Brusca rimane spiazzato da quel rallentamento, ma preme comunque il pulsante e avviene l'esplosione. L'esplosione investirà per primo una croma marrone, la prima auto del gruppo, scaraventando nei resti nella corsia opposta. L'auto su cui viaggiava il giudice, che era una croma bianca, la seconda, si schianta contro il muro di cemento e di detriti che improvvisamente dalla deflagrazione si innalzano. Falcone e la moglie, abbiamo detto che Falcone era davanti e la moglie al suo lato, non indossano la cintura di sicurezza e nel violento impatto vengono scaraventati contro il parabrezza. È una morte assurda. Sono partiti un'ora prima da Roma. Nessuno sapeva del loro ritorno a Palermo. Era un qualcosa di assolutamente riservato, se non gli uomini della scorta e chi li vide partire quel giorno da Roma. Gli agenti della terza auto, che sono a una croma azzurra, si salvano. Il manto stradale diventa una voragine, sono scene di guerra, vengono investite anche delle macchine
che passavano dal lato opposto, una coppia di austriaci che erano diretti a Trapani, seguiti da un Opel Corsa di colore rosso. Il bilancio è tragico, morirono 5 persone, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei era un magistrato appunto, e 3 uomini della scorta, Antonio Montinari, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Ci saranno 23 feriti. Questo è il monumento che oggi svetta in quella strada e che riporta la data del tragico evento e i 5 nomi delle persone che purtroppo hanno perso la vita. 23 maggio 1992. Qualche giorno dopo si celebrano i funerali nella Basilica di San Domenico a Palermo. Qui la preghiera disperata di una donna riempì quella chiesa e si fece spazio appunto tra quelle bare con dentro i corpi dilaniati dal tritolo. Ha 22 anni questa donna, si chiama Rosaria Costa e ha un bimbo di soli 4 mesi, è la vedova di Vito Schifani, un uomo della scorta di Falcone. Queste sono le sue parole. Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato chiede innanzitutto che venga fatta giustizia. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono. Però vi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare, ma loro non cambiano. Queste parole furono urlate quel giorno dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie e degli uomini della scorta. Furono urlate da questa donna. Oggi Rosaria Costa è questa donna. È successo un episodio che l'ha riportata agli onori della cronaca. Io non potevo trovare le parole giuste per raccontarvela e quindi ho scelto le parole di una giornalista che si chiama Claudia Sarrizzu, una giornalista molto giovane di 34 anni, sarda, che dalla sua rivista Globalist, che è una rivista di giornalisti indipendenti, ha scritto questo pezzo che ho piacere di leggervi. Lei è Rosaria Costa, la vedova dell'agente di scorta di Giovanni Falcone, Vito Schifani. Aveva 22 anni quando il ragazzo che amava fu fatto saltare in aria dalla mafia siciliana. Era mamma da poco più di 4 mesi. Ero piccola, sono stata cresciuta vergognandomi delle lacrime. Il dolore non andava espresso. Va chiuso dentro e non mostrato. È una questione privata il lutto. Così rimasi scioccata da quelle urla di dolore che sentii al TG del mattino. Chiesi a mia mamma: perché fa così? Vi perdono, ma inginocchiatevi, le pronunciò con una disperazione così assoluta durante la cerimonia funebre delle vittime della strage di Capaci che io stessa, bambina, che non sapeva nulla di mafia, iniziai a piangere. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare. Queste erano le parole, appunto, che disse durante i funerali del marito. Ma loro non cambiano. Loro non vogliono cambiare. Vi chiediamo, per la città di Palermo, signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore. Quell'urlo di dolore divenne l'urlo di dolore della Palermo onesta e migliore. Quell'urlo continua a ronzarmi dentro e spero non vada mai via. Oggi Rosaria non è più una ragazza, è una donna fatta. Ho
Ha cresciuto da solo quel bambino che oggi è un capitano delle Fiamme Gialle. Le sue parole, dopo l'arresto ieri del fratello, immischiato in questioni di mafia, sono state: mio fratello è un Caino, ora si inginocchi lui. Non strilla più, Rosaria. Ora parla in modo molto pacato, ma non ha perso la sua fermezza di ragazza nel condannare la più grande montagna di merda che la Sicilia e l'Italia intera ha dovuto e deve ancora sopportare. Quest'articolo è stato scritto da Claudia Sarrizzu il 19 febbraio del 2020 e avendovi raccontato la storia di Capaci, avevo piacere di condividerlo con voi.